Buon salve, ed eccoci a The Legend of Zelda Twilight Princess. Io ho già giocato a questo gioco molto più di una volta, però la versione per la Wii. E dato che volevo rigiocarci per una sfida, allora ho deciso di giocare a quella per GameCube. La sfida consiste nel... Capirete più avanti, chiaramente, però se devi fare tutto il gioco solamente con tre cuori. E sì, sarà una sfida, anche perché i controlli sono diversi qui su GameCube. Comunque, benvenuti e spero che sarà un bel viaggio. Ok, allora devo andare a cercare Epona. Mi sono già un po' ambientata con i comandi, ho fatto un po' di prove per vedere com'era. Però sì, so già tutta la storia, chiaramente. E è particolare giocare sul GameCube perché non sono solo i comandi essere diversi, però è anche tutto il mondo completamente specchiato. E quindi è quasi un'esperienza diversa. Ah, Ilia. Ok,
Chissà se avrò tanta difficoltà in questi nuovi comandi. Spero di no, però sia mai. Ti è andato bene? Grazie, grazie. Certo, perché mi interessa di quello che pensi. Ciao, divertiremo. Aspetta. Sono così confusa dal fatto che tipo la mappa è specchiata, continua ad andare in posti diversi da quelli che sono quelli giusti. Però vabbè. Tenterò di non, comunque di non saltare pezzi di trama né niente. A parte che non credo si possa fare, però non è che correrò solo perché ci ho già giocato. Non so esattamente cosa stia succedendo con l'audio. È comunque da un bel po' di tempo che non ci gioco seriamente, quindi non è che mi ricordo tutto quello che volevano dirmi, anzi, dai, parliamo anche con loro. Se riesco a girare il mio cavallo. Ok. Sì, Colin. Sì. Ah, povero nanetto. Cavolo, non riesco a comandare il cavallo decentemente. Tenterò. Ma io sono bravo, ce la faccio. Pensavo per un bel po' di tempo a come chiamare Link, se chiamarlo in un altro modo, se qualunque cosa. E alla fine ho deciso di lasciarlo Link perché così è serio e la lasciamo così, eh. Anche perché non è un avatar, no, lui è Link. Chiaro, sempre pronta. State parati. Sì, mi dispiace un attimo per l'audio che sta andando un po' così, ma lo aggiusterò. Penso anche di sapere che cosa sta succedendo. Ah! Sta laggando un po', eh. Mi sa che dovrò aggiustare un po'. Ah, il salto. Le cose si vedono molto molto meglio qui che non dalla versione da quando giocavo sulla Wii. Ed è molto carino poter vedere molti più dettagli in confronto a comunque giocare sulla TV. Quella piccola, inutile, su cui avevo la Wii, quindi, cioè, fa una gran differenza in realtà. Ok. Andiamo a vedere cosa vogliono i nanetti.
Così bello vedere tutto che si vede bene. Molto molto bello. Oh mio Dio, una fionda! Non so quante famiglie esistano di commercianti di fionde, caro, però recupererò la vostra fionda. In pratica, l'inizio di questo gioco è per gente che non ha mai giocato a nessun Zelda per capire i comandi, le basi e tutto. Sì, immagino che dire a una persona quella cosa nella vita reale sia un pochettino più strana di quello che sembra. È già qui, cioè. Ma l'erba che cresce lì non è mica quella che ti piace fumare. Ok. Ah, qua c'è l'erba che chiama il falco. Il che è molto carino. Vedete quella scimmia laggiù? Da qui non ci posso arrivare perché lo so, però in compenso lui ha un problema con quel nido di vapi lì, che adesso gli tiro giù così non rompe le balle e andiamo un po' più veloci. Però andiamo a vedere cosa mi dice. Già. Sei furbo, ma io posso entrare qui? A quanto pare sì. Ah no. Ah già. Ok. Peccato. Salve signora. No. La corrente non l'ha trascinata da nessuna parte, c'era quella scimmia di merda. Adesso la andiamo a riprendere. Andiamo. In pratica col falco noi lo mandiamo a prendere la culla della signora che l'ha rubata con la scimmia. Sì, ok, abbiamo capito. I comandi per puntare, li trovo molto più difficili così, con le levette piuttosto che col Wiimote. Però vabbè. Poco male, insomma. Shura, abbiamo la sua culla. Già. È così brutta questa frase. Andiamo avanti. Vado avanti. Questa è casa sua, nel caso lo stesse chiedendo. Link è così felice di ricevere questa canna da pesca. Salve. Ok, adesso abbiamo una canna da pesca. Lala! Che si usa così.
Ho già provato anche a pescare. Guardate come si fiondano. Ah. Link è così felice quando trova le robe. Ok, allora il nostro scopo è prendere la fionda, giusto? Prima andiamo a vedere cosa vuole questo tizio qua. Buongiorno anche a te. Povero. Già. Già. E non mi date neanche un soldo, che vergogna. Che vergogna immane. Allora, andiamo a cercare questa fionda. Salve, signore. Chi? Si sveglia, eh? Sì. Quindi lei vuole il suo micetto e non ci venderà niente finché non ce l'ha. Quindi andiamo a prenderla il micetto. Allora, il micetto era... Che so dov'è, solo che non è diverso. Prendiamo la zucca intanto, che sono importanti. Modi strani per fare soldi? Fare capriole contro gli alberi. Zelda style. Ciao, gattino. Già. Sei felice come una Pasqua, eh? Adesso ti pesco un pesce e non rompere le palle. Addirittura. Link è così scioccato da questa cosa. E vabbè. Tipo non avevo mai notato quando giocavo con la Wii che tipo tiene in mano l'ago, Link. Che è una cosa molto figa secondo me. Logica, chiaramente, però anche figa che non avevo notato giocando. Senza poter vedere bene le cose che si smaterializzano dalle mani di Link quando apre le porte. Già. Non si possono addomesticare i mariti, signore. Yay! Tre cuori, bene, quello che mi servirà per tipo tutto il gioco. Quindi potrei anche tenermi il latte per sempre. Ora vediamo un attimo che non mi ricordo quanto costa la fionda. Latte. 30 rupie, andiamo a cercare 30 rupie. Rupie, le pronuncio rupie perché sono stupida, lasciatemi stare. Continuerò a farlo tutto il gioco perché mi viene da pronunciarle così. Allora, andando per gradi, qua ci sono su rupie. La velocità! E così infine arriviamo. Ah, già. Adesso con calma.
Già, qui sono 15. No, siamo già a 18. Ah! Tipo, Link è immortale, può cadere da... può cadere da altissimo senza farsi una niente. Però la cosa migliore di questo gioco sono le galline. Se riesco a prenderle. Ecco, splendido. In pratica, tu prendi le galline, se trovo un posto. E puoi fare così. Voli con le galline, voli. Wow. Non sta a dirmi. Ah, ok. Boh, 25, ancora una, tipo. Boh, ma facciamo una cosa molto fashion. Che ho scoperto da poco che si può fare. Praticamente andiamo qua su. Perché lì c'è un'altra rupia da 10, se la vedete. Noi facciamo così. Prendiamo questo. Chiamiamo il falco. Che sembra non avere alcuna utilità, però in realtà ce l'ha perché... Noi puntiamo. Ecco, gallina, vieni qua, vieni qua. In pratica, prendiamo la gallina. Con la gallina andiamo lì. Fantastico. Spacchiamolo anche il razzo. Perché di sì. E qui si sono fatti altri soldi. Che effettivamente non servono, però sai. Molto bene. E direi di andare con le nostre 23 rupie in più a prendere la fionda. Non so se c'era altro da fare, non ricordo, mi pare di no. Sì. Ma... Guardate i dettagli di questa fionda, cioè... Che bello. Una fionda. Mettiamo le cose. Mettiamo le cose in maniera furba, tipo... Splendido. Eccoci dai bambini. Salve. Ciao. Ciao. Prenderò tanti bei pesci. Anzi, prima dimmi tu qualcosa, Colin. Già. Proprio a random tu fai le conversazioni, Colin. Sì, perché sono figo e voi siete sfigati in abbi. Dovrebbe essere una sfida? Non ho capito, cioè... Siete proprio nabbi. Bene. Lo so, sono grandissimo. Ora, ammirare è davvero un problema questa fionda, però insomma, ce la si può fare. È anche sensato il fatto che non si possa mirare decentemente. Mentre sulla Wii si riesce. C'è il mirino come l'arco, mi pare. Poi comunque Z ti mira da solo, però. Lo so. Sono bravo, bello e buono. Ah, è vero, è vero? Sì. Andiamo a prenderla. Prima, ovviamente, c'è questo coso.
Niente, neanche una rupia. Che schifo. Andiamo. Ta-da-da-da. Sti cazzo di stivali. Hey. Che qui bene o male si usa la spada premendo B. Mentre col Wiimote sì, cioè si muoveva il Wiimote, insomma. Che è bene o male la stessa roba, quindi non è particolarmente. Già, adesso ci facciamo insegnare dai nanetti come si usa la spada. Scimmie, guarda, guardala, che odia gli animali. Ma certo. Yeah. Ok. Nella versione per GameCube Link è davvero mancino, al contrario di quella della Wii, perché hanno invertito tutto per farlo destro. Ah! Già. Ci provo. Affondo. Ho sempre odiato gli affondi. Perché mi vengono per sbaglio quando non li voglio fare. Già. Anche l'attacco rotante è la differenza più grande con la Wii, secondo me. Perché con la Wii basta che muovi il nunchuck, o come si scrive, come si pronuncia, mentre qui devi comunque devi caricarlo. E questo ti rallenta molto. Già. Mentre questo è esattamente uguale. Sfigato sei. Scimmia. Bene. Adesso sappiamo usare una spada. Chiuderei qui la prima puntata, senza andare prima a cercare la scimmia. Così in modo che riesco magari a aggiustare il framerate per la prossima volta. E basta. Ah, in realtà adoro il fatto che Link sia mancino. Ed è molto più bello, secondo me, questo attacco rotante così, piuttosto che quello che fa nella Wii. Perché è un po' più difficile, no? Da farlo. Era molto molto facile, però in compenso quello per la Wii avevi il ritorno, cioè dovevi aspettare prima di farne altri, che un po' compensava, ma non davvero. Ciao Colin, hai qualcosa da dirmi? Già. Speriamo che stiano tutti bene e li vediamo la prossima volta. Bene. Ciao.